La Bibbia per ragazzi. Primo episodio. Nel principio. Questa storia si trova nel libro della Genesi, il primo libro della Bibbia. Si racconta la nascita di tutto nel corso di una settimana. Viviamo in un mondo meraviglioso. Date un'occhiata alle cose meravigliose intorno a voi. Dai, torniamo all'inizio e vediamo cosa ci dice la Bibbia su come tutto è cominciato. Dio crea da nulla e il suo lavoro si svolge nel corso di 6 giorni. Il settimo giorno, il sabato, Dio si riposerà. Nel principio, Dio creò i cieli e la terra. Dio si rivolse alle tenebre e disse, «Luce!» Chiamò la luce giorno e le tenebre notte. Primo giorno. Fatto! Dio crea il cielo e la terra. Poi crea la luce. Con il buio e la luce inizia a scorrere il tempo. È il primo giorno. Poi Dio creò uno spazio per separare le acque di sopra da quelle di sotto. Chiamò questo spazio cielo. Secondo giorno. Fatto! Dio divide le acque di sotto, fiumi, laghi e mari, da quelle di sopra, pioggia, con un arco. Questo arco è il firmamento. Siamo al secondo giorno. Dio raccolse insieme le acque ed apparve la terra asciutta. Chiamò l'asciutto terra e le acque mari. Poi creò piante come l'erba, il grano e gli alberi. Terzo giorno. Fatto! La terra emerge dalle profondità delle acque. Poi si asciuga e sopra ad essa inizia a crescere la vegetazione. È il terzo giorno. Quindi Dio creò delle luci nel cielo. Fece il sole per il giorno, la luna per la notte e tutte le stelle. Quarto giorno. Fatto! Dio crea gli astri del cielo, il sole, la luna e tutte le stelle. Siamo al quarto giorno. Dio creò i pesci per nuotare nelle acque e gli uccelli per volare nel cielo. Fate figli, gli disse. Riempite il mondo di spruzzi e canti. Quinto giorno. Fatto! Dio crea gli animali che nuotano, cioè i pesci, e quelli che volano, cioè gli uccelli. È il quinto giorno. Poi Dio creò gli animali. Creò animali domestici, animali selvatici e animali che strisciavano sulla terra. Solo una cosa è rimasta da fare, disse Dio, la più straordinaria di tutte. Quindi, a sua immagine, Dio creò l'uomo e la donna. Fate dei figli, disse, prendetevi cura del mondo, occupatevi dei pesci, degli uccelli e degli animali. Sesto giorno. Fatto! Dio crea gli animali della terra e alla fine l'uomo e la donna. Questi ultimi sono creati ad immagine e somiglianza di Dio. È il sesto giorno. Allora Dio guardò a tutto ciò che aveva creato e disse, «È molto buono!» Così il settimo giorno si riposò e rese speciale quel giorno. Settimo giorno. Fatto! Dio ammira tutto ciò che ha creato e si riposa. È il settimo giorno, cioè il sabato. Sabato significa proprio riposo.